Oggi parleremo della parte più importante del colloquio di lavoro, ovvero la preparazione. Presta bene attenzione perché nei prossimi minuti ti svelerò i tre passaggi fondamentali per massimizzare la possibilità di successo durante un colloquio di lavoro. Il punto numero 2 è quello in cui i nostri studenti di Digital Campus si esercitano maggiormente, quindi prestaci attenzione. Io sono Marco Doria, il direttore di Digital Campus. Vediamo insieme i tre punti per prepararti ad un colloquio di successo. Punto numero 1. Preparazione. È fondamentale iniziare un po' di tempo prima, almeno una settimana. Cerca di non ritrovarti l'ultimo giorno a preparare un colloquio di lavoro, perché ti richiederà parecchio tempo e parecchia preparazione. La prima cosa da fare è fare un match fra le competenze richieste dall'azienda e le tue competenze. Cerca di individuare i punti d'incontro, dove sei forte e dove sei debole. Quindi studia attentamente la descrizione del lavoro. Segnati proprio i punti a tuo vantaggio e i punti a tuo svantaggio. Sempre su carta e penna, prepara esempi concreti di situazioni in cui hai utilizzato queste competenze e queste abilità. Ora mettiti al computer e fai una ricerca sull'azienda. Spulcia tutte le pagine web. Vai a controllare i social, leggi i comunicati stampa. Devi sapere tutto di questa azienda. Ti do un segreto, devi essere più preparato del tuo primo intervistatore. Chiaramente, se farai direttamente un colloquio con il CEO, sarà difficile essere più preparato di lui. Ma solitamente ti ritroverai di fronte a un selezionatore. Devi essere più preparato del selezionatore. E ti assicuro che non ci vuole molto, basta solo studiare un pochettino. Ora invece analizza il target di clientela di questa azienda. Cosa vuol dire? Significa che devi impegnarti a comprendere a chi si rivolge questa azienda per vendere i propri prodotti o servizi. Esempio, se fosse la Apple, dovresti pensare ai fan Apple e a tutte le persone opportunity seeker che vanno a guardare i prodotti tecnologici. Oppure se stai parlando di un'azienda B2B che fa forniture metalmeccaniche, chiaramente vai a vedere chi sono i clienti di questa azienda. Non è una ricerca molto complessa, ti basterà cercare un pochettino e fare qualche domanda. Attenzione, non ti spaventare, è molto importante essere preparati. Non ti spaventare, fai delle ricerche approfondite. Anche perché potresti capire che questa azienda non fa per te. Una ricerca in più è meglio che una ricerca in meno. Altro punto molto importante, cerca di capire chi è la concorrenza della tua azienda. Questo ti farà avere argomentazioni per parlare durante il colloquio e farà vedere che tu sei una persona preparata. Per esempio, se tu ti candidassi per un ruolo di marketer, a me come imprenditore farebbe molto piacere che tu avessi già in mente chi è la mia concorrenza, perché potremmo parlare insieme di come lavorare per batterla. Quindi un altro punto molto importante da segnare nei tuoi appunti. E ora presta molta attenzione a questo passaggio. Devi ripristinare il tuo CV e preparare una lettera di presentazione che sia adatta a questo tipo di colloquio. Ebbene sì, dovrai rifare ogni volta il tuo CV e dovrai preparare ogni volta una lettera di preparazione ad ogni colloquio. Ti dico un segreto. La maggior parte delle persone è pigra e manda sempre lo stesso CV e sempre la stessa lettera di presentazione. Stai mica pensando di farlo anche tu? Non farlo. Distinguiti dal 99% delle persone che manda i curriculum così, lanciandoli via web e lanciandoli via mail. Questo è l'errore che commette il 99% dei candidati. Punto numero 2. Crea del materiale da portare al colloquio. Prepara un kit. Chiamiamolo il kit del colloquio. In poche parole, dovrai presentarti con qualcosa da lasciare sul tavolo. E più ne hai di questo qualcosa, meglio è. Insomma, devi essere ingombrante, devi invadere il territorio. In questo modo, i selezionatori vedranno che ti sei preparato molto e soprattutto ti avranno sotto gli occhi per più tempo. E anche se butteranno tutto nel cestino, sarà un cestino pieno della tua roba. Quindi non ti preoccupare che va bene così. Ascolta il professor Marco Doria. Prima cosa, copie extra del tuo CV. Se ci sono più persone, dai il tuo CV a tutti quanti. Almeno 3 copie stampate.
Io consiglio anche con una carta colorata, in modo da distinguersi rispetto agli altri. Prepara una lista di referenze, fatti fare delle referenze da qualcuno e stampale. Prepara un portfolio dei tuoi lavori precedenti, qualora fosse facile farlo. È chiaro che se fai il saldatore, sì, potresti fare qualche foto, ma se sei un grafico, se sei un programmatore, se sei un digital marketer, beh, sarà più facile per te avere già un portfolio. E sì, devi stamparlo, non mi interessa che ce l'hai sul web, lo voglio stampato. Parte importantissima: devi preparare una presentazione per far capire all'azienda su come potresti essere utile all'azienda. Quindi fai una piccola presentazione per far capire come potresti aiutare l'azienda nel tuo ruolo. Anche qui il 99% dei candidati non si impegna a fare una cosa del genere. Ecco, tu devi essere quell'1% che fa quel qualcosina in più. Questo materiale extra farà vedere il tuo impegno a fare bene e soprattutto dimostrerà la tua professionalità, almeno in questa parte del colloquio. Punto numero 3, simulazione. Dovrai fare pratica nel parlare al colloquio. Quindi fatti una lista delle domande più comuni che fanno i colloqui. Ti basta fare una piccola ricerca su Google per trovare queste domande. E prepara una prova delle tue risposte. Esercitati, fallo tante volte. Fatti trovare preparato. Soprattutto esercitati a rispondere a delle domande difficili, che possono riguardare sia come affronti una situazione in particolare, oppure che sia parlare delle tue esperienze professionali. Molto spesso sono domande fatte per vedere la tua capacità di ragionare velocemente o capire come affronti i problemi. Quindi non ti spaventare, preparati e vedrai che sarai pronto a dare le risposte migliori che il selezionatore può aspettarsi. Fai attenzione ad avere un linguaggio corretto, un tono di voce consono e soprattutto anche un linguaggio del corpo che non sia troppo agitato. Fatti vedere fermo, dritto, è sicuro di te. Non serve essere innaturali, semplicemente con un po' di esercizio riuscirai ad avere una corretta postura, un corretto tono di voce e un corretto linguaggio. Ricordati che più ti eserciti e più sarai a tuo agio durante il colloquio. Ricorda, il successo di un colloquio dipende prevalentemente da ciò che fai prima di entrare in quella stanza. Quindi preparati accuratamente, fai ricerche approfondite e soprattutto non essere pigro, ma crea dei materiali di supporto. Infine, esercitati molto. Sono tutte cose che il 99% dei candidati non fa. Ti do ancora un consiglio finale. Se il colloquio non va bene, non preoccuparti. Fanne un altro ancora, ma vedrai che a forza di farne diventerai sempre più bravo e soprattutto statisticamente avrai più possibilità di trovare un lavoro. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, metti like e se hai qualche argomento da suggerirmi che riguarda il mondo del lavoro, beh, scrivilo nei commenti che preparerò un contenuto apposta per te. Ciao e alla prossima!